Salve, noi siamo già da sempre nell'immediatezza, nell'originario, nell'apparire. Perché qualunque istante della nostra vita noi andiamo a vivere, qualunque contenuto si manifesti, si presenti nella nostra esperienza, appare qui, nel qui e ora. Nell'adesso è come se fossimo letteralmente in un eterno presente. Quando ricordiamo qualunque evento della nostra vita, lo ricordiamo adesso. Quando pensiamo al nostro futuro, anche prossimo, lo pensiamo adesso. Ed è sempre adesso che quel futuro che noi pensiamo poi si presenta, anche fosse solo di qualche istante più in là rispetto a questo momento. O meglio, al contenuto che appare adesso, che è sempre in questo apparire, in questo luogo, in questa sede. Tra l'altro, è proprio perché vi è una componente immutabile, ferma e fissa, una struttura, un fondamento fermo in riferimento alla nostra esperienza, che è possibile sperimentare la continuità, la successione degli istanti e quindi sperimentare una continuità tra il prima e il dopo. Ovviamente qui mi sto sempre riferendo alle posizioni di Severino, che se fate caso, se ci fate caso, sono molto vicine ad alcune posizioni avanzate anche da dottrine e posizioni orientali. Sebbene poi vi siano comunque delle differenze tra quelle posizioni e la posizione di Severino, però vi sono anche molte analogie. Allora, l'istante di prima e l'istante di dopo non sarebbero percepibili, coglibili come uniti, no? Come parti di una successione in continuità, non ci appaiono degli istanti come se fossero separati tra loro, frammentati, ognuno a sé, come se non ci fosse una connessione, una continuità tra questi contenuti che appaiono. E invece c'è, ed è possibile sperimentarla, proprio perché qualcosa di noi è fermo rispetto a tutto quello che appare come variazione. Se noi fossimo totalmente immersi nella variazione dei contenuti che appaiono, noi non potremmo notare la continuità, perché saremmo all'interno del flusso e basta. Per notare il cosiddetto divenire, la variazione, c'è bisogno di un qualcosa di fermo rispetto a queste variazioni, qualcosa che le sperimenta e che le coglie sempre adesso. Il passato, poi, tra l'altro, come già ho spiegato, sempre rifacendomi alle tesi di Severino, non è mai veramente un passato nel senso che non esiste più, è diventato un nulla, perché il ricordo implica che anche l'evento passato sia ora attualmente presente. Ora, non prima. Ora, quando viene rievocato il ricordo, è necessario che esista anche l'evento concreto in carne e ossa che si è vissuto, perché è proprio grazie alla sua presenza continua nel qui e ora di quell'evento passato per come lo abbiamo vissuto in carne e ossa che è possibile avere la certezza che il ricordo che abbiamo di quell'evento sia il ricordo di quell'evento. Cioè nel ricordo non è solo presente il ricordo, ma è anche presente il riferimento concreto a qualcosa che poi deve esistere, altrimenti non ci potrebbe essere riferimento concreto e non ci sarebbe neanche il riscontro, poi che il ricordo è il ricordo di quell'evento. Se quell'evento non esistesse più per come lo abbiamo vissuto in carne e ossa, con tutte le sue determinazioni, configurazioni sensibili, coscienziali, eccetera, quel contenuto lì, non essendo più presente, non permetterebbe neanche di essere ricordato. Allora noi avremmo ricordi del nulla e sarebbe assurdo, contraddittorio. Ho fatto anche un video dove ho parlato bene di questo, approfondendo insomma vari aspetti di questa problematica. E questo vale per tutto, noi siamo sempre nell'immediatezza.
Però, siccome questa immediatezza è ciò che rimane costante e non varia mai, è la base immutabile di tutta la realtà, dell'intera esperienza, non viene facilmente colta perché si coglie solitamente ciò che varia perché desta, no, attenzione, ma invece ciò che rimane sempre fisso, fermo e immutabile rispetto a ogni contenuto della nostra esperienza non viene colto. Ed è difficilissimo farlo capire a chi vuole per forza ostinarsi a credere, come per esempio fa Aries Sastre, che noi non ci troviamo mai nell'immediatezza, che noi siamo nel linguaggio e il linguaggio è sempre una ricostruzione a posteriori. Ma dove saremmo se non fossimo nel qui e ora? Che tra l'altro è necessario ammettere che ci troviamo nell'eterno presente, che siamo già nell'immediatezza. Tu non potresti, Aries, e in generale nessun altro potrebbe, sostenere neanche questa ipotesi della ricostruzione, della posteriorità, perché presuppone sempre che ci sia un prima e un dopo. Ed è innegabile nella tua stessa prospettiva, Aries, che ci sia una successione di istanti, o vuoi dire che non ci appare una successione continua? Cioè, tu stesso hai ammesso che noi sperimentiamo una sorta di durata, non è che sperimentiamo l'istante come se fosse un flash e basta. Sperimentiamo questa sequenza rapida di vari fotogrammi in una certa durata. E ti sto dicendo che questa durata implica che vi sia l'immediatezza di questa struttura, che noi siamo, proprio in quanto sperimentiamo questa durata, siamo già da sempre nell'originario, siamo nell'immediato. Dove saremmo altrimenti? Per questo poi cercarlo altrove, questo apparire immediato, questa immediatezza assoluta, significa non volerla mai trovare, perché è proprio qui. Mettersi in testa di volerla, mettersi, capito, con la prospettiva di doverla cercare, significa già misconoscerla, perché non si può trovare altrove che qui. In qualunque cosa tu vada, ti troverai sempre nell'immediato. Quindi se non lo riconosci in qualunque momento, questo immediato, questa immediatezza assoluta, non la riconoscerai mai in nessuna considerazione particolare e sarai sempre fuori strada rispetto a questo. E questo volevo far notare e ribadire. Noi siamo già da sempre nell'eternità, nell'apparire immediato. E la cosa più strana è che per capirlo bisogna rifletterci. Per capirlo, per esplicitare, per rendere esplicita questa comprensione, deve apparire prima una serie di contenuti che rappresentano il nostro pensare, il nostro riflettere, il nostro intraprendere percorsi meditativi, spirituali, filosofici. E ovviamente ci sarà una necessità, perché niente è casuale, però voglio dire, esprimo una certa perplessità, no? Perché mi viene da pensare quanto sia curioso questo fatto, perché voglio porre l'enfasi non sul fatto che sia straordinario, che siamo l'eternità stessa nella quale appare il corpo, il mondo e l'intero universo, il che è veramente incredibile rispetto al pensiero comune che le persone hanno del mondo, del corpo, della vita, ovviamente. Ma voglio porre l'enfasi sul fatto che per capire questa cosa naturalissima, che è la base immediata, necessariamente immediata, anche se poi viene saputo in modo esplicito che sia immediata a posteriori, non vuol dire nulla, perché intanto è questo contenuto a essere poi noto in modo incontrovertibile, Aries. Noto in modo incontrovertibile vuol dire che è sempre stato così, anche prima di ricostruire, tra virgolette, a posteriori questa comprensione. Tra l'altro, non bisogna dare per scontato che ci sia un soggetto, un individuo che produce, attraverso il linguaggio, il pensiero, una ricostruzione del mondo, una rappresentazione delle cose e che fornisce loro senso e significato. Questo è quello che ci appare, cioè viene rappresentato questo contesto, ma non è evidente che questo contesto sia la realtà effettiva. E poi valgono tutte le altre considerazioni che qui già ti ho posto. E va bene.
Per questo non volevo porre l'enfasi su questo fatto straordinario, perché altrimenti si perde il senso della sua naturalezza, della sua immediatezza. Allora pare invece focalizzarsi sull'aspetto incredibile, straordinario, del fatto che noi siamo l'eternità, tutti, nella quale appare questa esperienza umana chiamata corpo, vita, eccetera, mondo, è qualcosa che può, diciamo, distogliere lo sguardo dalla naturalezza, appunto, dall'immediatezza di questa condizione. Questo poi, probabilmente, questo discorso vale anche per gli animali. Anche gli animali sono in realtà una coscienza eterna, infinita, che non è un oggetto, ma è ciò nella quale, è ciò, il luogo nel quale le cose appaiono, il corpo appare come contenuto coscienziale, come contenuto sensibile. E va bene, spero di aver spiegato bene, la questione dell'apparire e del perché debba essere anche in contraddittorio. Cioè, l'apparire è il fondamento immediato di qualunque pensiero, di qualunque dire, di qualunque affermazione, anche della posizione di Aristotele, Astaroth, condivisa dalla filosofia contemporanea, perlomeno da gran parte della filosofia contemporanea, secondo la quale il fondamento è il linguaggio alla fine, anche se è un fondamento, una struttura ipotetica, convenzionale, che quindi non permette né di affermare nulla in modo certo né di negare nulla in modo certo, ma è tutta un'ipotesi, è tutto un insieme di premesse arbitrarie e ipotetiche che però alla fine, contraddittoriamente rispetto a questa base, si vuole far valere come base assoluta. Cioè, la stessa affermazione che lo stesso Aristotele afferma più volte in vari modi, che tutte le premesse siano arbitrarie, vale però come premessa assoluta questa qui. Che tutte le premesse siano arbitrarie viene fatta valere tale affermazione come se avesse un valore incontrovertibile assoluto. E quindi già si è in contraddizione con quello che si sta dicendo qui. Anche nel pensiero scientifico e materialista bisogna presupporre che l'apparire sia in contraddittorio. Perché se l'apparire, io già ho spiegato, no? Rifacendomi a Severino, che noi non abbiamo direttamente a che fare con il mondo e basta, ma con l'apparire del mondo. Ora, l'apparire non è un apparire del nulla. L'apparire non esiste se non esiste anche un contenuto, è chiaro? Quindi c'è l'apparire e c'è il contenuto. Ogni apparire è determinato, Aristotele, perché è l'apparire di quel contenuto che appare in quell'istante, non è l'apparire del nulla, di qualcosa che non ha determinazioni, che non è niente. È sempre l'apparire di qualcosa e non è mai separabile nella struttura ontologica indicata da Severino nulla. Ogni cosa è sempre connessa al tutto a cui appartiene, quindi anche l'apparire è connesso in maniera inscindibile dal contenuto di cui è apparire. E tu invece ragioni sempre astrattamente, separi tutto indebitamente, separi il piano logico da quello fenomenologico, separi le determinazioni dal soggetto, separi l'apparire dal suo contenuto. E quindi questo è sempre il pensiero isolante che separa e concepisce come concretamente astratto ciò che invece è solo falsamente astratto, nel senso che una volta posta quella separazione astratta nel pensiero, tu poi la mantieni come se fosse veramente concreta quella separazione, come se veramente quello che tu hai separato fosse pensabile come separato nell'ontologia di Severino. E qui commetti sempre questi errori. Tu non hai mai ben presente tutta la struttura di Severino, che è totalmente unitaria. E quindi quando poni qualunque obiezione, stai già presupponendo con l'assoluta sicurezza, non con il dubbio, che la struttura di Severino non sia vera. Lo stai presupponendo in modo certo, non in modo ipotetico. E poi non ti avvedi che devi per forza appellarti sempre alla struttura originaria, perché tu implicitamente non dici che il tuo dire è equivalente al tuo non dire. E su questo ci farò un video ancora più approfondito su questo aspetto, qui, mostrando che tu presupponi proprio ontologicamente il principio di non contraddizione. Lo presupponi anche al di là del tuo stesso dire. Ebbene,
Concludendo, anche la scienza ha bisogno di questa presupposizione, che però sia nella scienza che nel discorso di Aristassalot è una presupposizione infondata, perché non è dimostrata, non è confermata, è solo presupposta, appunto, infondatamente. Cioè che l'apparire sia incontraddittorio, perché se lo fosse, sarebbe automaticamente contraddittorio anche il suo contenuto, proprio perché non si può separare l'apparire dal contenuto. L'apparire è proprio l'apparire del contenuto. Intendere l'apparire come qualcosa che c'è senza un contenuto che appare significa veramente pensare in modo totalmente astratto e anche scorretto, pretendendo che questo apparire debba esistere di per sé. E la scienza stessa quindi deve presupporre che l'apparire sia incontraddittorio, perché gli esperimenti, le osservazioni empiriche, se avvenissero attraverso un apparire, un manifestarsi del mondo contraddittorio, non garantirebbero nulla, non avrebbero nessuna garanzia. Se la realtà ontologica fosse contraddittoria, lo sarebbe anche l'apparire, perché l'apparire fa parte della realtà, non è qualcosa di esterno o al di fuori della realtà, è parte della realtà come minimo. Ebbene, questo, anzi, io dico che l'apparire è ciò in cui appare il mondo, ma in un senso più ampio, l'apparire e il mondo sono parte di un unico sistema che è la realtà effettiva. Ecco, se la realtà a livello ontologico e strutturale fosse contraddittoria o totalmente indeterminata, che poi è lo stesso, allora noi non avremmo un apparire che possa garantirci l'evidenza di quel che appare, e quindi tutto sarebbe totalmente ipotetico. Saremmo in una realtà dove non si potrebbe letteralmente dire nulla, perché già solo affermando che una cosa sia quella e non un'altra, staremmo già affermando qualcosa di non possibile in quel contesto, perché mancherebbe la garanzia dell'apparire. Se l'apparire fosse contraddittorio, in poche parole, lo sarebbero automaticamente anche i suoi contenuti, o quantomeno non avremmo più la garanzia che ciò che appare nell'apparire sia quel che è, o che non sia quel che non è. Questo è il problema. Spero di essere stato chiaro.